Laura Lupo, 62 anni, agente di polizia municipale a Palermo, il marito Pietro Delia, 66 anni, commercialista ed ex dipendente BNL, sono le vittime del tragico presunto omicidio-suicidio avvenuto oggi 4 maggio nel loro appartamento in via Notar Bartolo, zona nord-ovest della città siciliana. La dinamica sembra chiara: la donna avrebbe sparato al marito con la sua pistola di servizio per poi rivolgere l'arma contro di sé. I corpi dei coniugi sono stati ritrovati riversi in cucina dai vigili del fuoco e dai carabinieri, con Laura ancora impugnante l'arma. Il figlio della coppia, fuori per lavoro, ha dato l'allarme non riuscendo a contattare i genitori. Sul posto i pompieri hanno forzato la porta per entrare. L'appartamento appariva in ordine, senza segni di lotta. La tragedia sarebbe avvenuta durante la notte, ma le indagini sono ancora in corso e le conclusioni premature. Si ipotizza una crisi tra i coniugi. L'autopsia è prevista per la prossima settimana al Policlinico. Laura Lupo, veterana della Polizia Municipale, lavorava negli uffici del giudice di pace in via Cavour, mentre il marito svolgeva la sua professione di commercialista in via Niccolò Gallo, occupandosi anche di affari bancari.